Yoni Zagir domina la cronometro del Tour de Suisse 2016. Il portacolori della Movistar sfodera una prestazione sopraffina nell'ottava tappa della prova elvetica, sbaragliando la concorrenza lungo i 16 km di percorso. Zagir in discesa raggiunge la stratosferica velocità di 114 km orari e riesce ad affibbiare un distacco in doppia cifra a tutti i suoi avversari, a partire dal sorprendente Miguel Ángel López. Per quanto riguarda la classifica generale, Barguil è costretto a soccombere, nonostante una prova dignitosa, e a cedere la maglia di leader proprio all'ottimo López, che ora può guardare con ottimismo alla tappa conclusiva.